La divulgazione scientifica cambia in base al destinatario. Ho già capito quanto sia difficile saper scegliere al meglio cosa bisogna dire in base al pubblico che è davanti e come esprimerlo nel miglior modo possibile. Le parole possono creare o abbattere le barriere e io credo che l'obiettivo di uno scienziato dovrebbe essere usare il linguaggio giusto per abbattere le barriere e colpire il pubblico in maniera ottimale. Non è importante ciò che si dice, ma la modalità in cui lo si dice. È importante semplificare il mezzo e gli strumenti linguistici, ma non il contenuto. È interessante capire quali diversi effetti una notizia, una scoperta scientifica può avere su un pubblico, su degli spettatori, anche a prescindere dalla sua veridicità. Secondo me è importante riconoscere le cosiddette correlazioni errate, ovvero distinguere i nessi di causalità dai nessi di casualità. Fa strano pensare che il bosone di Higgs, soprannominata particella di Dio, ha questo nome solo per una decisione di un editore e non del giornalista che ha scritto l'articolo. Una persona si giudica dalle domande che pone, non dalle risposte che fornisce. Nessuno ti ascolterà mai se non lo convinci che quello che stai dicendo ha una grande importanza anche per lui e per la sua storia personale. Quanto può influire l'emotività nella divulgazione di un concetto scientifico? Se vuoi far credere a qualcuno che le tue sono convincenti, devi fargli capire che non conviene darti la tua. C'è più marketing dietro una scoperta scientifica che in una pubblicità di deodorante. I ciarlatani più pericolosi sono quelli onesti. La scienza può anche uccidere se è interpretata in modo sbagliato. Ci sono informazioni false e sconvenienti giunte alle orecchie di tutti grazie a grandi comunicatori. Dobbiamo sfruttare la nostra voce per essere utile ed aiutare gli altri. L'emotività può veramente andare oltre la scienza fino a sfociare un altro che si vede in falso? È davvero emotività? Vuoi diventare qualcuno? Esprimiti in maniera corretta e diventerai clonato.